Sono Segone Beatrice, chef del ristorante Borgo San Jacopo. La ricetta che vi presento oggi è gnocco ripieno di guancetta con salsa di croccolo e carciofi saltati. Allora, gli ingredienti per gli gnocchi sono patate rosse di col fiorito, parmigiano, un po' di uovo e della farina. Si impastano gli gnocchi normalmente. Ci mettiamo questa fonduta di croccolo sotto nel piatto, che è semplicemente fatta con del croccolo e che viene fuso a bagnomaria con un po' di parmigiano e basta. La nostra guancetta, che verrà brasata con sedano, carota e cipolla, è portata a termine cottura per un lungo tempo, circa 3-4 ore di cottura. E una volta fatti gli gnocchi, all'interno ci metteremo questo pezzettino di guancetta macinata e che diventa proprio come un ripieno, come il ripieno dei tortellini. Chiudiamo il nostro gnocco facendo una leggera, come se fosse un fazzolettino, prendendo a quattro spigoli, lo passiamo nelle mani così e chiudiamo all'interno la guancetta nello gnocco. Una volta preparati gli gnocchi e fatti soffriggere i nostri carciofi julienne, prepariamo il piatto mettendo la fonduta di croccolo nel fondo, una parte con un coppapasta di carciofi saltati e i nostri gnocchi cotti e saltati in padella soltanto con del burro.